Maestro. Ma quante ne sai? Ciak, ciak, ciak. Arriviamo finalmente al disegno del battistrada, quindi quello che poi dopo ci dà proprio tutte le sensazioni finali e il grip o la scorrevolezza. E anche qua vi dico che non esiste la botte piena e la moglie ubriaca. Vai Claudio, questo te lo introduco io. Questa è la gomma preferita da Claudio. Abbiamo girato in qualsiasi condizione, ma anche nel fango estremo con questo. Ti ricordi con Guglio a Sanremo? Le avevamo appena montate, eppure ragazzi, se il fango non è molto viscido, ma è abbastanza liquido, quello con molte particelle sassose dentro, tiene da paura. Perché tiene da paura? Perché ha una fila di tasselli molto pronunciata. Ti chiedo scusa perché ti ho rubato troppo la parola. Quindi dicevi? Allora, la fila di tasselli laterali è quella proprio del Minion, mentre la fila di tasselli centrali è super super scorrevole, ma ha comunque un buon grip anche in salita. Questa l'ho usata sia sull'enduro in versione Exo, sia sulla bici da downhill in versione DH casing, in versione super tacky, quindi molto morbida, in versione Exo normale. Tutte versioni. Tutte versioni. Sempre, secondo me, un'ottima gomma per il posteriore. Chiaramente in staccata magari non abbiamo il grip di una High Roller 2 o un'altra gomma più aggressiva, però è veramente un'ottima gomma se pedalate tanto o se volete davvero velocità alte. Chiudo dicendo che è la gomma per antonomasia di Whistler, sì, dove hai bisogno di velocità astronomiche, pochissima resistenza al rotolamento e tenuta in curva. Quindi via. Allora, torniamo alla nostra icon di prima. Facciamola vedere. Vai. Disegno molto scorrevole, tutti i tasselli sono abbastanza simili, quelli laterali sono leggermente più larghi, una fila centrale anche qui un pochettino più fitta per dare la scorrevolezza. Questa non è una gomma che utilizziamo, però la facciamo vedere proprio per farvi capire quanti disegni di tasselli ci possono essere. E mi viene anche da dirvi una cosa, se pesate 100 kg... non optate per una gomma con dei tasselli così piccoli, perché un tassello così piccolo sarà molto più facile da deformare e quindi terrà molto meno. D'accordo? Se è d'accordo lui. Andiamo avanti, l'Aggressor, una gomma nata comunque non da tanto, ma molto bella. Facciamo vedere la... È un posteriore, vero? Io l'ho sempre vista, è un posteriore, tra l'altro ha comunque anche questa lavorazione proprio tra un tassello e l'altro, fatta a mano, una righina dopo l'altra, che dà comunque ancora più aderenza e grippi. Poi i tasselli laterali sono abbastanza grossi, ha un sacco di intaglio, un sacco di lavorazione, si chiamano sipe in inglese, sui tasselli, per dare sia scorrevolezza che grip. Io non l'ho ancora provata questa, tu l'hai provata? Io l'ho provata tante volte sulle biciclette elettrica o sull'enduro. Allora, la particolarità in sintesi di questa gomma che ha i tasselli molto ravvicinati uno con l'altro e quindi rotola più facilmente senza avere il famoso scalino o il buco, il tun 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 che possono avere altre gomme. È fantastica per chi pedala tanto e deve fare magari nelle sue risalite o nei suoi trasferimenti tanto asfalto o terreni molto molto duri e compatti, almeno non butta via gomme in maniera così veloce come potrebbe fare con ad esempio questa che vi andiamo a introdurre adesso. High Roller 2, facciamola sempre vedere bene. High Roller 2, cosa mi dici sull'High Roller 2? Questa io ho tanto da dire. Allora, l'High Roller normale è stata una delle mie gomme posteriori più usate anni fa. Quando è nato l'High Roller 2 ero un po' scettico nel metterla anche davanti, ma in realtà mi sono ricreduto poi nel tempo. Quali sono le caratteristiche in sintesi dell'High Roller? Che ha i tasselli fatti a rampa, quindi da una parte quando la gomma rotola scivola meglio perché ha le rampe e in caso di frenata ha i palettini, queste parti posteriori, perché noi quando pensiamo a una gomma dobbiamo sempre immaginarla al contrario, quindi se scorre così da una parte, mi sono incasinato,
però se ci sono dei tasselli a rampa, da una parte invoglieranno la scorrevolezza e dall'altro fungeranno da stop, da barriera in caso di frenata. Si può anche benissimo montarla al posteriore, al contrario, se volete il massimo del grip in salita, qui avete veramente tanta presa rispetto a una gomma magari tutta quadrata. Vuillot per anni ha montato le gomme al contrario, soprattutto sul posteriore. Spieghiamo la tipologia di terreno per cui è nata l'Aeroller 2, quello che sono le nostre sensazioni. Tu quando la monteresti questa? Ma allora, mi sembra una gomma molto all round, nel senso abbastanza poliedrica. Di certo non è una gomma da fango, è una gomma per terreni misti, per terreni anche un po' rocciosi, cioè a me piace praticamente dappertutto. Di certo scarica bene il fango, quindi terreni umidi, non fangosissimi, evita che la gomma diventi, cioè questo disegno evita proprio che la gomma diventi uno strato di fango totale. Mi piace sia davanti che dietro la gomma. E basta. Queste sono le sue impressioni. Le mie impressioni è che è un peccato, a mio avviso, usarla sulla roccia, perché i tasselli li taglio, comunque li sbricioli più facilmente perché sono più piccoli. Quindi è una gomma che io preferisco montare in situazioni di terriccio morbido, quello che si chiama loamy, o neanche loamy, un gradino prima del loamy, quindi un terriccio umido ma non troppo, perché poi abbiamo altre gomme che sono più indicate. Concordo con lui che scarica benissimo, però non la uso dove c'è tanta pietra o tanto duro, perché i tasselli piccoli a mio avviso non reggono bene come un tassello di dimensioni più grandi. Maestro. E qui passiamo a una gomma che ha fatto storia, una delle più copiate in assoluto. Parliamo del Minion DHF, che sta per front. Claudio, quali sono le tue impressioni su questa? Anch'io su tante cose da dire. Facciamola vedere. Allora, gomma bene. Per eccellenza per l'anteriore. Quando mi chiedono ma tu che gomma usi, cosa consigli, io consiglio questa, non perché è Maxxis ma proprio perché mi trovo davvero bene con questo disegno. Da confidenza in staccata, comunque a grip, i tasselli sono abbastanza grossi, quindi non hanno il problema che sulle rocce sì, magari tagliano o deformano. I tasselli, questi intermedi, hanno comunque questi incavi e danno molta direzionalità, per cui tiene davvero bene in curva. La transizione, poi quando andiamo a piegare di più la bici, non c'è un buco, che a volte dell'Aeroller 2 dicono che ci sia un po' questo vuoto tra i tasselli laterali e quelli centrali. Insomma, ottima gomma. I tappi laterali sono belli grossi, hanno comunque un disegno differenziato, a me piace davvero tanto. Mi allaccio a quello che ha detto lui, che condivido veramente al 100%. Quello che secondo me rende questa gomma speciale è proprio il tassello, che ha una fessura molto profonda all'interno, queste due filettine di tasselli, e in curva, chiaramente non in staccata ma in curva, questi piccoli labbri si aprono, o labbra si aprono, per tenere davvero bene. Ne ho viste veramente tanto, SMIL ce l'ha insegnato per anni, che può essere montata anche al posteriore, quando le dovete montare davanti e dietro, quando dovete frenare poco, perché chiaramente questi li rovinate. Ecco, c'è da dire una cosa, è una gomma che rende molto bene da nuova, ma quando iniziato, se siete dei rider belli aggressivi, appunto quei tasselli con quella scalanatura molto profonda, da un lato vi danno un grip eccezionale, dall'altro chiaramente si consumeranno più velocemente, o saranno sottoposti a un maggiore stress, e la gomma a un certo punto sarà da cambiare, anche se i tasselli, quelli pieni, sono ancora buoni. Perché? Perché quelli centrali sono andati. Un altro classicone, facciamolo sempre vedere. Minion DHR, quindi rear, R sta per rear, posteriore. Gommone bellissimo per la ruota dietro, per il grip, per la robustezza. Insomma, ti dico una cosa, a Whistler sulle bici a noleggio le montano anche davanti. Questo perché?
Perché concedetemi un attimo questa definizione, è una gomma ignorante questa, è una gomma con una forza di frenata incredibile, perché se vedete ha dei tasselli che si sviluppano in modo trasversale piuttosto che longitudinale come abbiamo visto prima per il front, e quindi ha una potenza frenante che nessun'altra gomma ha. Quindi se girate su terreni molto ripidi, se avete bisogno di tantissimo grip in frenata, o se parliamo del posteriore, siete degli scalatori incredibili che volete arrampicarvi ovunque, questa è per me una gomma fantascientifica. Passiamo a un'altra. Arriviamo alla novità, l'abbiamo già fatta vedere prima perché parlavamo del Mask Grip, la Assegai, che è il nome di una lancia di una tribù sudafricana. Ma quante ne sai, ti giuro che non la sapevo. Veramente? Sì, sì. Perché Greg Minnar, che l'ha sviluppata, è sudafricano e voleva ottenere un compromesso che andasse bene sia sul fango, sia sul terreno morbido, sia sulle pietre, quindi ha mixato un po' i vari disegni delle gomme che abbiamo appena presentato, facendo nascere proprio la Assegai. Beh, le particolarità di questa gomma, e mi auguro che si possano vedere, sono appunto quei micro disegni incisi sulla gomma che da nuova, specifico da nuova, regalano una tenuta praticamente senza paragoni, perché se paragoniamo una gomma del genere senza uguale identica, senza micro taglietti, la scorrevolezza sarà maggiore, ma la tenuta sarà migliore. È chiaro che questi taglietti sono profondi un millimetro, quindi siete già arrivati alla conclusione. Una volta brasati via i taglietti, la gomma o è da cambiare o le prestazioni caleranno. Volevo aggiungere su questa gomma che ha dei tasselli molto pronunciati, e quindi l'impronta a terra è un'impronta importante, ma dall'altro lato, Claudio, che cosa avremo? Chiaramente meno scorrevolezza, è sempre lì. Perfetto. Parlando di meno scorrevolezza ma più grip ancora, Shorty, ragazzi, questa è una gomma che si sono inventati dopo che per anni la gente prendeva il wet scream e lo tagliava finalmente. No, non è vero, perché prima si chiamava swamping ed sì, era molto simile. Aveva i tasselli pieni con il pallino sopra, mentre nella versione Shorty che cosa hanno fatto? Hanno rivisto un po' il disegno e hanno creato i famosi Sipe laterali, cioè che tagliano i tasselli. Una nozione, queste noi le abbiamo tenute praticamente sì, tutto l'anno su alcune biciclette, è una gomma che va bene un po' per tutto. Sacrificata ovviamente su terreni rocciosi, duri e asciutti, perché l'interspazio tra alcuni tasselli è distante e quindi quando la gomma scorre e rotola, quelli che sporgono di più, che sono questo, questo, questo e questo, sì, vengono proprio piallati. Beh, chiaramente questi tasselli distanziati scaricano molto bene il fango. Non è per fango estremo e molto profondo, perché in quel caso poi vedremo l'om. Il terreno che è proprio l'om, che è umido, è comunque un bello stratino così di fanghetto. È un'ottima gomma secondo me anche per l'anteriore, quando magari c'è il tempo che potrebbe piovere, se è un po' indecisi, Shorty davanti e via. Anche dietro, cioè è il bello della Shorty che è una gomma universale, la potete mettere davanti e dietro senza nessun tipo di problema. Qui c'è da notare che i tasselli laterali hanno un supporto che permette, come una sorta di stabilizzatore che permette, non che permette, che limita la flessione extra del tassello, quindi tiene molto molto bene se stressato e... Esatto. E concludiamo con la Wet Scream. Che mi dici della Wet Scream? Facciamo vedere, ovviamente altezza dei tasselli importante, soprattutto quelli laterali, sostegno dei tasselli laterali, come dicevamo prima della Shorty, molto più importante, quindi c'è un po' di flessione, la
la carcassa ovviamente di questa si trova o in DH casing o mi sa... Non voglio far finire. Esatto. Io l'ho sempre messa sul DH. Comunque casing. La carcassa anche quella sostiene bene, è una gomma tra l'altro stretta, proprio perché nel fango abbiamo bisogno che il lo pneumatico tagli, penetri bene nel fango cercando di andare sotto, che di solito c'è terreno un po' più duro. Piccoli intagli in quelli centrali, spesso l'abbiamo vista e anche a me è capitato di abbassare i tasselli laterali per renderla un po' più scorrevole. Ti ricordi Amorzin quella sera in cui, questo lo dobbiamo dire, piccola chicca, mi sono messo a tagliare, volevo crearmi la gomma da pro. Pioveva. Allora mi prendo la gomma Wetscreen nuova di pacca e mi metto lì a fare il primo taglio di tutti i tasselli. Taglio. Alla fine arriva la birretta. Taglio. Arriva un'altra birretta. Morale della favola, dopo mezz'ora avevo la gomma nuova senza più un tassello perché erano andati tutti per terra. Rasata. Scherzi a parte, quali sono le controindicazioni di una gomma del genere? Non è assolutamente da usare in situazioni di terreno asciutto. Questo perché? Perché avendo dei tasselli così alti, morbidi e sottili, questi flettono molto e quindi la sensazione che abbiamo sia in staccata sulle rocce, perché anche noi a volte l'abbiamo montata al mattino che c'era fango, poi al pomeriggio si è asciugato drasticamente e non vi dico che siamo corsi a cambiarla, però c'era da stare all'occhio sulle pietre perché senti proprio che non tiene bene, non è una gomma da asciutto. Ma mi dici che abbiamo finito? Vero. Va bene. Quindi ragazzi, da Luca e Claudio, io mi auguro che questo tutorial sia servito per capirne un po' di più. Vi invitiamo ancora a consultare i siti che sono ciclopromo.com o maxis.com se le volete in inglese. Scriveteci sotto tutte le vostre domande e commenti. E se abbiamo detto delle cacchiate, vi invitiamo anche ad andare sul nostro sito www.gravityschool.it per vedere i nostri corsi, i nostri video e tutto quello che ci mettiamo sopra, e speriamo di vedervi in giro sui trail. Ciao! You.